questo, che è la signora Pasquinucci, che è la direttrice degli archivi storici degli Uffizi. C'era andata da lei perché stavamo parlando di autoritratti dei Nasini che erano agli Uffizi e che avremmo voluto portare a Casteldepiano per una mostra. Speriamo prima o poi di farcela, però insomma ci siamo conosciute. E un giorno mi ha detto: io ho un giovane che sta lavorando qui da noi e che sta facendo appunto una tesi su uno dei Nasini, su un soggetto secondo me particolarmente interessante, soprattutto per molti di noi nuovo. Ovviamente chi conosce bene la storia dei Nasini, quando sono venuta su, tipo Giovanna, quando sono arrivata su, mi ha detto: ma sai, Nasini a Venezia? Certo, mi sono chetata, poi sicuramente altre persone sapevano di questo rapporto. Allora ho detto: beh, vieni un giorno a Casteldepiano a raccontarcelo. E così finalmente è successo. Intanto è qua, vi presento il dottor Francesco Morciatti. La nostra storia comincia, almeno dal mio punto di vista, quando alla fine del mio percorso di studi di storia dell'arte scelgo di fare una tesi di ricerca. Allora, nell'ambito accademico si intende per tesi di ricerca una tesi dove generalmente si approfondisce un argomento che non è mai stato studiato attraverso delle evidenze, dei riscontri documentali. Per arrivare al nostro Giuseppe Nicola Nasini, partirò da quello che era l'oggetto della mia ricerca in origine, perché io a Giuseppe Nicola ci sono arrivato di riflesso, per così dire, e per caso, come spesso succedono le cose migliori. Il mio argomento riguardava invece una tesi di laurea, appunto, nell'ambito della museologia, cioè della disciplina che si occupa di studiare il collezionismo e gli allestimenti dei musei, e riguardava una collezione privata, oggi scomparsa, appartenente alla famiglia Del Teglia. La famiglia Del Teglia è una famiglia fiorentina che ha origine già nel XIII secolo e anche prima, la quale praticamente nel 600, come molte famiglie fiorentine, aveva espresso delle personalità notabili, nobiltà di toga, tanto per essere chiari, vicina alla famiglia Medici. Cioè alcuni degli esponenti di questa famiglia erano tra i principali collaboratori della famiglia Medici, dei Granduchi di Toscana. E, come spesso succede, alcuni di questi esponenti avevano un po' il vizio, per così dire, il buon vizio, del collezionismo. Possiamo passare. Questo è un po' il titolo che abbiamo dato, diciamo, alla nostra indagine, diciamo, alla nostra esposizione. E come vedete bene, abbiamo parlato appunto della famiglia Medici, dai Del Teglia poi arriveremo ai rapporti che i Del Teglia ebbero con i Medici e di conseguenza con Giuseppe Nicola. Piano piano vi svelerò come questi punti si legano. Uno dei protagonisti, diciamo, della nostra vicenda è il Granduca Cosimo III dei Medici, il penultimo Granduca di Toscana, salito al trono nel 1670 alla morte del padre e morto nel 1723 consapevole dell'estinzione della propria dinastia che tanto aveva pregato per ottenere un titolo nobiliare al pari dei titoli regali dell'Europa del 5-600. Una vicenda che comincia, come sapete, con Cosimo I e si chiude con Gian Gastone, che di lui è il figlio. A fianco abbiamo messo Giuseppe Nicola, perché il rapporto tra queste due figure fu strettissimo, molto più di quello che si potrebbe pensare. Fu un rapporto di grande fiducia e anche la volontà del principe Cosimo III di far avanzare poi Giuseppe Nicola nel corso della propria carriera artistica. Quindi ci sarà un legame molto stretto. Possiamo partire appunto dall'inizio. Questo è il titolo della mia tesi di laurea, appunto, che riguarda questa famiglia Del Teglia. Il mio lavoro comincia presso la Biblioteca Moreniana nel giugno del 2021, quando, appunto, incaricato dalla mia docente di ricostruire questa collezione,
individuo un fondo nelle carte Balaji dove si descrive il testamento di uno di questi del Teta, l'ultimo del discendente della famiglia, Francesco Gregorio, che era un importante accademico dello studio fiorentino, che altri non era, dell'Università di Firenze, un giurista della Corte Medicea che aveva praticamente costituito una propria collezione artistica ereditata anche in parte dal padre, Giuseppe Bonaventura del Teta, a sua volta legato alla Corte Medicea come cancelliere del Granduca Cosimo III. A quest'albero, voi sapete, no, delle famiglie nobili o comunque notabili, no, del passato, avevano un albero genealogico. Nelle carte del Teta è custodito quest'albero. Io indago sulla collezione di Francesco Gregorio e mi trovo davanti questa piccola foglia decorata finemente che ci mostra questo nome, Matteo del Teta, ovviamente, agente del Serenissimo Granduca di Toscana, nato nell'anno 1630. Famiglie nobili o comunque notabili, no, del passato, avevano un albero genealogico. Nelle carte del Teta è custodito quest'albero. Io indago sulla collezione di Francesco Gregorio e mi trovo davanti questa piccola foglia decorata finemente che ci mostra questo nome, Matteo del Teta, ovviamente, agente del Serenissimo Granduca di Toscana, nato nell'anno 1630. Questa foglia è stata, diciamo, quella che ha dato la svolta al mio lavoro di ricerca, perché nato per occuparmi, diciamo, di una collezione privata che non esiste più, trovo una figura che invece era legata alla famiglia Medici ed era un cugino di quelli del Teta che vi ho descritto ora, che aveva un rapporto strettissimo con il Granduca, era l'agente del Serenissimo Granduca di Toscana. E cosa vuol dire agente? Agente a queste date significa che era un fiduciario che aveva funzioni di rappresentanza della Corte Medicea presso la Repubblica di Venezia, sia a livello politico, cioè lui giocava un ruolo di ambasciatore, nelle lettere è descritto come maestro di posta del Granduca di Toscana, ma questo incarico gli dava accesso non soltanto alla parte diplomatica, ma anche a quella della compravendita delle opere d'arte. È una storia fin troppo nota, diciamo, nel campo appunto dei conoscitori e degli esperti, quella che vede praticamente impegnati gli ultimi Medici nell'acquisizione di opere d'arte tramite i loro fiduciari presso la Serenissima ed altre sedi istituzionali dell'Italia del tempo, Roma per esempio. Il cardinale Leopoldo de' Medici, zio di Cosimo III, aveva avuto anche dei propri fiduciari a Venezia che compravano appunto opere d'arte per suo conto. Alle date in cui stiamo parlando, questi fiduciari che avevano lavorato con Leopoldo sono ormai morti, siamo alla fine degli anni 70 del 600, e l'unica persona rimasta a curare gli affari della famiglia Medici, sia di Stato che privati, è appunto del Teta, Matteo del Teta, che da una mansione appunto prettamente amministrativa viene incaricato poi da Cosimo III anche di mansioni appunto relative all'acquisto di un particolare artista, e poi vedremo di cosa si tratta. Sappiamo che appunto tramite i carteggi Medici che io ho avuto la possibilità di indagare a partire da questo elemento, che Matteo del Teta fu molto legato a Giuseppe Nicola Nasini, il quale nelle proprie lettere da Venezia lo descrive come un padre, letteralmente, perché è la figura che si prenderà cura di lui, diciamo, nel suo periodo veneziano, e vedremo perché Giuseppe Nicola sarà a Venezia. Questi sono elementi che riguardano, diciamo, la mia ricerca relativa alla famiglia del Teta, vi danno un po' il tenore, la temperie dell'epoca che noi stiamo a questo punto raccontando. Si tratta, per noi che veniamo da una pandemia, di un lasciapassare che il Granducato di Toscana, la cancelleria del Granducato di Toscana, aveva rilasciato ad un esponente della famiglia del Teta al tempo della grande festa del 1630, la stessa descritta da Manzoni.
Vincenzo Del Teglia, che era praticamente il capostipite di quella ramo di famiglia dei cugini di Matteo, era anche egli un fiduciario della Corte Medicea, un giurista che al tempo della Grande Festa aveva ricevuto l'autorizzazione da parte dello Stato di Toscana di circolare anche dopo la campana del tramonto che segnalava il coprifuoco. Quello che vedete è un documento a stampa del 1630 che equivale ad una nostra autorizzazione degli anni dei recensi. Questo, quando ho avuto modo di incontrarlo nelle mie carte d'archivio, ha destato la curiosità dei presenti, perfino dell'archivista della Brennana, il quale non aveva idea, cioè poi immaginate la situazione con le mascherine, insomma, e tutto. Una autocertificazione di quell'epoca, compilabile a mano, e questo l'ho voluto ricordare, ora non c'entra molto con Nasini, però vi dà un attimo la temperie di quella che era il legame che questa famiglia aveva con i granduchi di Toscana, un legame strettissimo, erano dei fiduciari molto stretti, si scrivevano quasi quotidianamente. Possiamo passare oltre. Questo è infatti il testamento di Francesco Gregorio, l'ultimo Del Teglia dal quale io sono partito e per quale ho ricostruito la collezione. Il collezionismo era qualcosa di profondamente intriso, intrecciato con quelle che erano le vicende della Firenze del tempo. Noi bisogna considerare una città e una società dove la collezione era espressione non soltanto del gusto, ma anche politica e di imitazione di quelli che erano, diciamo, gli usi, in questo senso, della Corte Granducale. Quindi anche i collaboratori della Corte Granducale possedevano la propria collezione d'arte che imitava i gusti del principe. Possiamo... Le opere che erano, per esempio, in una collezione privata di un fiduciario di Casa Medici, Simone Fignoni, La cacciata del paradiso silvestre, per esempio. Temi che avevano a che vedere col sacro, perché Cosimo III aveva questa particolare accezione, incline alla bigotteria quasi in certi momenti, per il sacro, per il culto, per la liturgia in particolare. Cosimo III è una figura complessa, una figura anche che mostra dei tratti psicologici molto forti, e appunto l'aspetto spirituale poi si riflette non solo nelle proprie collezioni, ma anche in quelle dei collaboratori e delle persone vicine. Ancora una volta, Giovanni Maria Butteri, Cristo che guarisce il servo del centurione Cafarno, la famiglia Del Teglia custodiva il cartone di quest'opera che è sull'altare Gambereschi nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze, quindi si comperavano anche i bozzetti, le prove dei grandi artisti per tenerle in casa propria, fondamentalmente. Tutti questi dipinti che io vi sto mostrando sono descritti nell'inventario, di cui ora vi risparmio naturalmente la sequela di opere. Curioso, questo lo dico per svelare un po' anche quello che è il compito di far ricerca, vedere come le opere d'arte nell'inventario figurano accostate agli oggetti di uso comune di una famiglia: il materasso, le stoviglie e il cartone del Butteri. Questa era la commistione in cui vivevano le famiglie di allora. E questo è un elemento che sono riuscito a identificare presso la collezione del Bowdoin College Museum of Art di Brunswick nel Maine, in America, il medaglione celebrativo di Francesco Gregorio Del Teglia, figura appunto, l'ho detto prima, di giurista legato alla Corte Granducale. A tempo degli ultimi Medici, cosa successe? Che all'avvicendarsi dell'estinzione della dinastia, sia appunto Cosimo III che sua figlia Anna Maria Luisa de' Medici, che voi tutti conoscete come la figura che ha permesso di ancorare proprio il patrimonio, diciamo, artistico, l'ingente patrimonio artistico della sua famiglia, alla città di Firenze tramite il testamento appunto del 1737. Ecco, in quegli anni la famiglia Medici commissiona una serie di medaglie encomiastiche celebrative dei principali collaboratori che fino ad allora hanno avuto il piacere, appunto, di, o il dispiacere, come nel caso del Del Teglia, di lavorare
per la famiglia Medici, è una sorta di ringraziamento a tutte quelle figure che erano state, diciamo, vicine. E quindi questa medaglia celebrativa è finita poi in America, pur facente parte della collezione Francesco Gregorio, essendo stata descritta nel suo testamento per vari passaggi di proprietà, attraverso una collezione, la collezione Molinari, che poi fu acquisita negli anni 70 dal College Americano. Il ritratto tipico del giurista d'allora, la parrucca alla francese, le golette bianche e qui appunto le virtù che caratterizzavano questa personalità. Quindi questi erano i Vertella, questo era il loro stretto legame con la famiglia granducale. La Frullolina rimane appunto il cuore della nostra ricerca. E come ho già anticipato, schiude appunto un compito molto arduo per Matteo Vertella. Qui abbandoniamo per un momento il ramo di Francesco Gregorio e ci concentriamo su quello di Matteo. Perché arduo? Perché gli anni in cui lui opera con la corte granducale non sono anni in cui i Medici navigano nell'oro, tanto per parlarsi chiaro. A una generazione, che è quella di Ferdinando II, composta quasi da una decina di fratelli, di principi, corrisponde, a causa dello sciagurato matrimonio tra Ferdinando II e Vittoria della Rovere, erede del Ducato di Urbino, matrimonio che fu infelice, non ebbe appunto un buon successo, corrispondono due soli figli, che sono appunto Cosimo III, e badate bene, dopo 10 anni dalla nascita del primo figlio, il secondo, Francesco Maria, che sarà cardinale. Quindi le entrate della famiglia si riducono notevolmente, perché se nella generazione di Ferdinando II abbiamo 33 cardinali, con tutte le entrate economiche che questo comportava, nella generazione di Cosimo III sono solo in due. In più, il Granducato di Toscana ha dovuto sostenere dei costi ingenti per la guerra di Castro, del Ducato di Castro. Quindi le finanze non sono messe nel migliore dei modi. Nonostante questo, Cosimo III, alla sua ascesa al trono, alla morte del padre, Ferdinando II, si trova nella compito tipico del principe di casa Medici di dover proseguire le collezioni d'arte coltivate da suo padre, accresciute dal patrimonio di sua madre, Vittoria della Rovere. Ricordiamo che tutta la collezione di Urbino confluì per il matrimonio di Vittoria della Rovere in quelle di Firenze, e poi si trova anche costretto a in qualche modo custodire la collezione di autoritratti, per l'appunto, che era stata del suo zio, il cardinale Leopoldo, che morirà di lì a pochi anni dopo l'ascesa al trono del nipote, 1673. Per questo zio Cosimo ha una sorta di particolare venerazione, tant'è vero che agli Uffizi costituirà una sala dedicata esclusivamente alla sua memoria, che raccoglie tutti gli autoritratti d'artisti, autoritratti di cui poi il Museo Fiorentino prosegue tuttora la collezione, arricchendola di artisti contemporanei, una collezione dedicata da parte bene agli autoritratti degli artisti stessi, quindi un modo introspettivo di guardare l'arte, quindi come l'artista percepisce se stesso. E quindi il nipote Granduca gli dedicherà una sala con al centro la scultura rappresentante dello zio cardinale fatta dallo scultore Foggini. Quindi questi sono gli anni in cui opera Matteo Vertella. E Cosimo, come mai, diciamo, ha bisogno di Matteo Vertella? È rimasto senza intermediari a Venezia per l'acquisto di opere d'arte, quindi incarica lui, che è solo un funzionario di Stato, di occuparsi della compravendita di opere d'arte, perché appunto ha questa esigenza di proseguire le collezioni. Cosimo III, come sappiamo, era sposato con Margherita Luisa d'Orléans, matrimonio, se si può, ancora più infelice di quello del genitore, una principessa francese che era cugina prima del Re Sole, quindi di Luigi XIV, la quale era abituata ad uno stile di vita e ad un lusso molto diverso da quello della corte fiorentina. Questa moglie così importante è alla base anche della indagine che riguarda appunto Giuseppe Nicola, Matteo Vertella, Cosimo III. Questioni che erano al limite tra l'arte e la politica. E vediamo adesso come si arriva a questo.
Quindi l'interesse per il veronese nasce in qualche modo da questa rivalità, ambizione di emulare in qualche modo il cugino re di Francia, però qual è il problema? Il problema economico. Non ci sono i soldi per acquistare queste opere d'arte, che spesso sono in mano di privati, i quali pretendono di avere un pagamento molto ingente quando non speculano su queste compravendite. Uno degli esempi, diciamo, di queste compravendite che Cosimo III affiderà del Teide a Matteo è appunto quello dell'acquisizione di un autoritratto di Veronese, di Paolo Cariari, detto il Veronese. Un autoritratto che doveva andare a completare quella collezione che era la collezione dello zio. Ricordiamo la necessità di proseguire questa eredità. Un po' perché l'eredità degli autoritratti era quella meno costosa. Aveva un prezzo ben diverso acquistare un'opera del genere rispetto alla grande tela del Veronese che la Repubblica di Venezia aveva donato a Luigi XIV. E come si procedeva nella compravendita di un autoritratto, per esempio, di un'opera d'arte come questa? Si procedeva chiamando a collaborare a fianco al maestro di posta, a Matteo del Teide, che non era un esperto d'arte. Lui stesso in una lettera ci confessa: a me che non so manco di scimature, dice, mi tocca fare queste robe, andare a comprare. Disperato. Per l'età che ha, perché poi è già avanti negli anni e dovrebbe viaggiare nella Repubblica di Venezia per vedere le opere che il suo principe gli chiede di comprare, vedere con le proprie opere, d'altra parte da uomo di fiducia. Quindi come si procede? Si procede affiancando il maestro di posta ad un artista che ha il compito di fare che cosa? Quella che nelle lettere viene chiamata la macchia, ovvero il bozzetto, il disegno che ci rappresenta l'opera in questione. In questo caso si tratta di questo ritratto del Veronese che era nella proprietà degli eredi Cariari, cioè degli eredi del pittore, ritratto che venne acquistato appunto tramite le trattative svolte da Matteo del Teide, che però, secondo le osservazioni, diciamo, di esperti ben più autorevoli di me, diciamo, non corrisponde proprio a quelli che erano appunto i modi e le tecniche utilizzate dal Veronese. Sembrerebbe piuttosto una copia di chi? Forse di Giuseppe Nicola. Che cos'è che ci può indurre a una riflessione come questa? Passiamo avanti.